Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori. Nel Vangelo di questa domenica, l'Evangelista Luca ci situa negli ultimi giorni di Gesù. E troviamo come tema principale la risurrezione. Ci parla di un gruppo di sadducei che non credono nella risurrezione dei morti. Questi si arrogano di essere la massima autorità di potere. Loro non accettano Gesù e vogliono metterlo alla prova sul tema della risurrezione dei morti. Stavolta con la storiella paradossale di una donna, 7 volte vedova e mai madre. È utilizzata dai sadducei come caricatura della fede nella risurrezione dei morti. Di quale dei 7 fratelli che l'hanno sposata sarà moglie quella donna nella risurrezione? Dio, dice Gesù, non è dei morti, ma dei viventi, perché tutti vivono per Lui. Tra le domande che portiamo nel cuore c'è la domanda sul dopo la morte. Come sarà e secondo i sadducei da chi sarà moglie? Ma il futuro che Dio prepara al di là della morte sarà una realtà radicalmente nuova, una sorpresa assoluta del suo amore. Gesù non è il Dio della morte, ma della vita. È il Dio dell'amore. Se viviamo in funzione del cielo, noi siamo destinati alla grandezza e tutto quello che facciamo qui non ci può bastare. L'amore è più grande di tutto. Il mondo finirà. L'amore no. L'amore va oltre la morte. Inoltre, se siamo figli di Dio, siamo figli della risurrezione. La nostra realtà filiale ha la sua origine nel battesimo ed è lì che grazie all'amore di Dio raggiungeremo la perfezione. Tutto quello che pensiamo di aver conquistato ora in questo mondo, in paradiso non avrà più senso, perché non esisterà più il mio, il tuo, ma tutti saremo in Cristo. Tutti vivremo per Lui. L'amore di Dio non si estinguerà mai. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori.